un modello di azione sinergica. Se si realizza sul territorio una buona alleanza con la municipalità, il comune di Napoli, la ASL, è possibile veramente che i miracoli si realizzino e le favole vadano a lieto fine. Si è riusciti a realizzare un progetto che ha interessato tutti gli edifici scolastici di questo comprensorio, l'edificio Stanzione e l'edificio Vanvitelli, ristrutturando servizi igienici, implementando le attrezzature scolastiche, gli arredi, facendo completamente da zero il campetto polifunzionale e la fornitura e posizionamento delle lampade a risparmio energetico a LED in quasi tutto l'aulario di questa scuola. Quindi un impatto duraturo in un bene pubblico che è quello rappresentato da una scuola non diversamente realizzabile, senza nessun onere a carico del Comune di Napoli. Spazi non convenzionali di apprendimento è il fulcro degli interventi finanziati con il programma Scuole Belle al 36esimo circolo didattico Luigi Vanvitelli in via Luca Giordano. La rigenerazione degli spazi esterni della scuola ha creato un luogo attrattivo di crescita globale, dove è determinante l'avviamento alle pratiche sportive per una crescita armonica e sana. La struttura polisportiva polivalente è stata inaugurata questa mattina dopo 4 mesi di lavoro e 660.000 euro di finanziamenti pubblici, un'esperienza che può servire come buona pratica per essere ripetuta altrove. Con passione, determinazione e giuste sinergie non è impossibile, anzi penso sia un imperativo categorico provare e farlo insieme, perché si può realizzare. Quindi siamo di fronte ad una buona spesa pubblica, all'interesse pubblico assolutamente, come dire, non solo rispettato ma realizzato, e anche ad una scuola che si apre ad essere centrale nel territorio, non solo a parole, ma nei fatti tutti i giorni e per 360 giorni all'anno. Questa è una scuola di eccellenza della nostra città, non solo del quartiere Vomero. Oggi questa inaugurazione di un campetto multidisciplinare per i bambini di questa comunità, un grande lavoro di squadra, la comunità scolastica, la sua dirigente, la municipalità, il comune di Napoli, le associazioni, i privati. Con un gioco di squadra si può fare tanto e investire correttamente il denaro per i nostri bambini e per i nostri ragazzi.